Bentrovati al TG Med Sport, il 3-0 del Latina sul Padova ha aperto la 27esima giornata in Serie B, le partite delle 15, Brescia-Carpi, Cesena-Trapani, Cittadella-Novara, Lanciano-Juve-Stabia, Modena-Crotone, Palermo-Bari, Regina-Varese, Siena-Empoli, Spezia-Ternana, alle 18, Avellino contro Pescara. Il Palermo di Iachini dunque al secondo impegno casalingo consecutivo, rientrano Lazar e Maresca dopo la squalifica, in avanti il ballottaggio è tra Hernandez e Dybala. E so benissimo che in queste situazioni scattano una compattezza anche ambientale, perché vai a vedere, ieri al campo hanno avuto in settimana oltre 500 tifosi che sono andati ad appoggiare la squadra, fra di loro ovviamente nel gruppo squadra si compatta di più per superare certe difficoltà, ma anche perché si vuol far vedere all'esterno che Bari, come lo è, una piazza appetibile per quello che può essere un eventuale acquirente che può presentarsi all'offerta. Quindi, al di là di questo, il Bari ha battuto il Pescara nell'ultima partita casalinga, ha fatto delle ottime partite, ha battuto altre squadre, nonché anche noi all'andata, e quindi è una squadra che si conosce bene, sono ragazzi giovani molto interessanti che giocano insieme da più anni. E quindi ci sarà da fare una grande partita. C'è stato un percorso, un grande percorso di crescita sicuramente, ma un grande percorso anche sul piano dei risultati, perché poi quando passi da 12esimo posto, quello che era, 13esimo posto, arrivi primo, se ci avessero detto a 5 giornate dal girone di ritorno che saremmo stati a 5 punti barra 6, perché in questo momento barra 6 in virtù del fatto che col Cesena abbiamo uno sconto diretto in vantaggio, quindi siamo 5 barra 6 punti di vantaggio sulla terza in classifica, beh, ci avremmo messo tutti una firma grande come una casa, avremmo fatto i salti mortali all'indietro perché potesse essere una cosa vera. Ci stiamo riuscendo, sicuramente abbiamo la consapevolezza, e questo è un dato molto positivo, che qualche punticino in più per quello che abbiamo prodotto, per quello che questa squadra ha fatto sul campo, potevamo avere in più, ma che non è frutto di una mancanza di occasioni create, non è frutto di una mancanza di che siamo venuti meno, anzi siamo molto cresciuti sul piano del palleggio, del possesso, della conoscenza, dell'andare a braccare la porta avversaria con maggior uomini, maggior arrivo sugli esterni, maggiori conclusioni, quindi abbiamo tutti questi dati in grande crescita. È chiaro che ci manca un po' più di concretezza, che ovviamente questo campionato richiede. Il Trapani a Cesena con lo squalificato Basso, l'unico assente, ma Boscaglia recupera Pirrone a centrocampo e Nizzetto. Noi andremo a Cesena per andare a fare risultato pieno, per andare a vincere, avendo anche poco da perdere, nel senso che andremo lì per andarci a divertire, per andarci a godere lo stadio e soprattutto per andare a vincere. Quindi diciamo che se c'è un po' di pressione, è una pressione positiva, quella su di noi e su di loro. È una squadra che è costruita per vincere e ancora in classifica non è tra nei primi due posti, quindi... In Serie A il Catania Marassi contro il Genoa senza attaccanti, Berghessio è squalificato, 3-5-2 per Maran con Checo e Leto, coppia d'attacco nel Genoa, sempre Antonini come centrale difensivo e poi Fefazidis e Konaté ai lati di Gilardino. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Med Sport le potrete rivedere sul sito trmweb.it. Appuntamento alle 14.30 su TRM 13 con il processo in diretta di Salvatore Geraci per seguire tutte le emozioni di Palermo-Bari e Cesena-Trapani. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Panificio Badalamenti, infinite specialità da gustare, arancine, 1 euro, pizze familiari a soli 5 euro. Panificio Badalamenti, panificio, rosticceria, pizzeria, dolci classici e moderni. Panificio Badalamenti, Saccattupane, Untinipente, via Francesco Crispi numero 290, a Palermo. Info line 388 9088 192.